Regione Campania. Si inaugura un'opera, come potete vedere, importante, strategica per la mobilità, per la sicurezza di tutta l'area flegrea in relazione a problemi di bradisismo e quant'altro. Ovviamente la conclusione di queste due gallerie, di questi due tunnel, è frutto di un lavoro che è durato anni. Devo dire che abbiamo avuto un rapporto complicato anche con l'impresa che ha realizzato l'opera, diciamo un po' tormentato. Siamo riusciti ad arrivare alla fine, dobbiamo completare con altre due bretelle l'opera per renderla pienamente funzionale, ma siamo arrivati al risultato. Una prima raccomandazione agli automobilisti che da domani mattina verranno qui a sbizzarrirsi: andate piano, perché siamo in discesa e in curva e probabilmente converrà mettere qualche strumentazione di controllo e di sicurezza. Non mettete, come dire, i dissuasori ogni 5 metri come dall'altro lato, perché quelli complicano i problemi anziché risolverli e determinano, soprattutto per una certa età, problemi di prostata. Non esagerare, però probabilmente se non ogni 5 metri ogni 50 metri converrà mettere qualche elemento dissuasore, perché rischiamo di avere situazioni davvero di pericolo. Quindi, battute a parte, mi raccomando, guidiamo con prudenza, perché il percorso è molto bello, come avete avuto modo di vedere, ma anche delicato, perché siamo in discesa e in curva. Ora, è una di quelle opere che per essere completate richiedono una concentrazione totale nel lavoro, una tenacia, pazienza, la testa dura. Ci siamo arrivati, ma siamo in un territorio, ringrazio il sindaco per le parole che ha detto, che ha visto un'attenzione della Regione Campania davvero straordinaria, dal Rione Terra, dagli investimenti di recupero del centro storico, agli investimenti previsti sulla Cumana. Complessivamente noi calcoliamo 380 milioni di euro di investimenti della Regione a Pozzuoli, 380 milioni, con la ripresa di alcuni cantieri che erano bloccati da anni, con la riattivazione di interventi in qualche stazione ferroviaria, credo Bai, abbiamo avuto l'inaugurazione dei lavori qualche mese fa, sarà un intervento davvero molto bello, con interventi sul porto. A Pozzuoli attraccano traghetti, navi per 1 milione di viaggiatori l'anno, quindi abbiamo deciso di finanziare opere di sistemazione del porto, di realizzazione e ampliamento del molo di sottoflutto. Molte di queste opere sono state già finanziate e sono avviate alla realizzazione, in modo particolare sulla linea della Cumana. Avremo un lavoro molto bello di spostamento dei briari nell'area urbana proprio di Pozzuoli, che potrà recuperare un grande parco urbano, una pista ciclabile nella vecchia linea ferroviaria. Ma in generale abbiamo assunto questo territorio come un territorio simbolo della riqualificazione urbana di tutto il territorio regionale. È un po' come l'inizio di un intervento strategico su tutto il litorale domizio e sui campi flegrei. Un lavoro importante di cui siamo orgogliosi e per il quale chiediamo ai colleghi sindaci di accompagnarci nelle battaglie politiche che stiamo facendo per lo sblocco delle risorse. Le risorse della viabilità, come sapete, non sono finanziate dal PNRR e tutte le R del mondo, ma sono finanziate soltanto con i fondi sviluppo e coesione della Regione Campania. In questo momento questi fondi sono bloccati in maniera totalmente irresponsabile. Se c'è un territorio nel quale noi misuriamo l'irresponsabilità del governo e del ministro del Mezzogiorno, è Pozzuoli e i campi flegrei. Abbiamo spiegato da un anno e mezzo
Quindi noi siamo molto favorevoli ad avere rapporti di fratellanza con tutti, ma un anno e mezzo di tempo perso è intollerabile, almeno per chi, come me, considera l'amministrazione legata ai tempi di realizzazione dei progetti e non ai programmi di solidarietà. Un anno e mezzo sono un delitto di tempo perso, perché un anno e mezzo significa meno cantieri, meno lavoro, significa aumento dei costi delle opere del 30%, e questo, per quello che mi riguarda, è intollerabile. E chiedo ai colleghi amministratori di partecipare a questa battaglia politica. Faremo nei prossimi giorni un incontro con i sindaci che sono interessati a battersi, prenderemo i nomi e i cognomi dei sindaci che ci richiedono il contributo dei fondi sviluppo e coesione, ma anche della programmazione complementare, per completare le opere non completate entro dicembre del 2023. Quelle non completate, come voi sapete, per completarle o le finanziate con i fondi di bilancio oppure andate in contenzioso con le imprese. Siccome credo di sapere che non avete neanche gli occhi per piangere, è evidente che o abbiamo questi soldi oppure andate in dissesto. Se la cosa vi interessa, bene, se non vi interessa, la Regione vive meglio, a cominciare dal Presidente della Regione. Quindi o decidiamo di combattere insieme, ma non funziona la storia per la quale c'è uno che combatte e gli altri che stanno a guardare. Non va bene. Allora faremo l'elenco degli amministratori che ci chiedono questi contributi. Se non avete interesse ad averlo, non c'è problema, noi cambiamo tranquilli. Noi, i dirigenti della Regione, la Protezione Civile e quant'altro. Un'ultima informazione. Nonostante tutto, noi avremo grandi investimenti a Pozzuoli. Mi riferisco ovviamente a un nuovo grande investimento che intende fare una delle più grandi aziende d'Italia, la Prysmian. La Prysmian ci ha sollecitato perché il governo approvasse, governo nazionale, una norma di premialità per le aziende italiane, per capirci. Anche l'industria dei cavi è sottoposta alla concorrenza dei cinesi. Ovviamente la qualità dei nostri cavi, cioè dei prodotti Prysmian, è straordinaria. Stiamo chiedendo al governo di approvare una norma per la quale le aziende pubbliche italiane, quando fanno le gare per approvvigionarsi dei cavi, mettano nel capitolato requisiti tecnici che privilegiano la qualità. Questo significa avere la qualità e avere, come dire, il respiro per la Prysmian, tanto per intenderci, perché è l'azienda che produce i cavi di più alta qualità al mondo. Questo governo non ci sente e quindi stiamo perdendo tempo anche su questo. Quindi, come si vede, quando bisogna chiudere e non bastano i buoni sentimenti. Ad oggi registriamo che il governo è del tutto indifferente al destino produttivo della Prysmian e questo sta determinando fra l'altro il licenziamento di 300 dipendenti a Battipaglia, perché c'è la fabbrica Prysmian anche a Battipaglia. Un disastro industriale totale. Quindi noi siamo per i buoni sentimenti, ma siamo soprattutto per le cose concrete, per le risorse che servono per investire e per creare lavoro. Nel frattempo ovviamente noi abbiamo, per quello che riguarda le nostre competenze specifiche, rielaborato il piano per la sicurezza. Noi non facciamo ovviamente i geologi, non abbiamo da raccontare frottole, però insomma la situazione è tale da non essere drammatizzata. Anche per questo vi ricordavo Prysmian, perché Prysmian è intenzionato a fare un nuovo investimento. È una cosa straordinaria, anche un segno di fiducia nel futuro, per altre 300-400 assunzioni di giovani del territorio.
Noi abbiamo rielaborato il piano per la sicurezza, a cominciare dal piano sanitario. Siamo pronti ad ogni evenienza, ovviamente, siamo sotto il cielo, per l'amor di Dio. Quindi ci siamo preparati con le nostre strutture sanitarie per fare tutta l'accoglienza necessaria. Ma abbiamo rielaborato il piano di mobilità che riguarda le opere stradali e ferroviarie in caso di necessità e di evacuazione. Per questo è irresponsabile chi blocca i fondi sviluppo e coesione. È irresponsabile. E dopo un anno e mezzo, per quello che mi riguarda, non c'è da aspettare un minuto di tempo in più, perché non sappiamo quello che succede domani mattina e abbiamo il dovere verso le nostre comunità di preparare gli interventi anche sulla viabilità che consentano via di fuga tranquilli, in maniera tale che abbiamo serenità di vita tutti quanti. Allora, questa è una bella giornata, fa un freddo della Madonna, qui sotto il tunnel fra l'altro c'è una filippina che voi non avete idea. Abbiamo inaugurato, abbiamo fatto la benedizione, ripeto, mancano le due bretelle per il completamento, mancano 15 milioni di euro per i due moli di sottoflutto al porto di Pozzuoli. Quando il ministro Buiofitto si sveglierà, noi ovviamente andremo a discutere presso il Tribunale Amministrativo della Campania, vediamo se è accettabile perdere anni in maniera irresponsabile facendo finta di trovare i peli, contropeli, sottopeli, basta. Quando si sveglierà, ovviamente noi siamo pronti a bandire le gare per completare l'ampliamento del porto di Pozzuoli, che è una cosa importante per la mobilità di tutta la regione Campania, oltre che per Giosi e la regione qui che sta, il suo barbiere, quindi faremo un intervento bellissimo. Per complimenti, e non vi fate ingannare perché lui si presenta molto creativo, ma è un ottimo amministratore, ci ha fregato pure parecchi soldi per fare un lavoro di riqualificazione del suo lungomare, avremo altri investimenti da fare. Io lo sfotto perché abbiamo un rapporto amichevole e di collaborazione, e poi perché è bravo, quindi i soldi che gli diamo riesci a spenderli. Ha fatto pure Lucia Artischia, ha fatto questa. Sta esagerando, no, non esagerare. Non esagerare, superiamo, voglio bene. Allora, manteniamo i piedi per terra, grande solidarietà, grande, come dire, impegno a completare tutti i lavori che vanno completati a Pozzuoli. Caro sindaco, tu sei nato con la camicia, esteticamente non sei un granché, non sei Brad Pitt, anche tu, però. Pure tu, mi pare che con l'aiuto di Dio e della Regione Campania e del Presidente che ti vuole bene, nonostante tutto, credo che avremo il completamento di begli interventi nel centro storico, negli assi di viabilità, nel porto, perché davvero Pozzuoli, l'area Flegrea è una delle aree più ricche di storia, di identità, di memoria e anche di futuro produttivo e turistico del nostro territorio. Grazie alla tangenziale di Napoli, una delle cose che abbiamo fatto, il sindaco si preoccupava poi della manutenzione di tutto questo benedio, chi lo fa? Mica lo fa il comune di Pozzuoli, va bene, la fa la regione Campania per il 2024, non dimenticare che quelle mica sono francescani a tangenziale di Napoli, siamo d'accordo, sono d'accordo tutti quanti, quando paga la regione, siamo tutti d'accordo, tutti d'accordo. Allora, ringrazio ovviamente per la disponibilità, abbiamo garantito il 2024, poi vediamo se si sbuia, se si sveglia il buio fitto, vedremo anche per gli anni successivi di darvi una mano, perché comprendiamo ovviamente che non può gravare sulle spalle di un comune, di un sindaco, la manutenzione di un'opera importante come questa. In ogni caso, in bocca al lupo, auguri, grazie a tutti.